perché sarà un mukbang. Cosa abbiamo oggi? Molto semplice in realtà, non metterò mai a fuoco. Abbiamo da questa parte crocchette prefritte di patate e da questa parte patatine fritte. Tutto congelato, tutto surgelato, semplicemente fatto in friggitrice ad aria. Questo piatto è incandescente, quindi ora metto giù. Vorrei tanto avere un qualche tipo di supporto per potervi lasciare così tutto il tempo da vista, ma purtroppo non ce l'ho. Esco pazza per questo genere di cose. Mamma mia. Così dovrebbe, ecco, mettervela a fuoco. Registrarne, perché di solito mangiamo tutti insieme. E poi quando sto giù mangio spessissimo fuori casa.
cosa interessante da mostrarvi, no? Se mangio il petto di pollo. Per fortuna però non ero sola. Quando la settimana scorsa è saltata la corrente qua a casa, meno male che lì una delle due coinquiline c'era in quei giorni là, perché da sola penso che non so cosa avrei fatto. Vorrei che qualcuno trattasse così mia nonna, anzi vorrei trattare io così mia nonna, però non le ho vicine. E quindi non lo so, spero nel karma. Io aiuto questa signora e magari qualcuno aiuterà mie nonne. E quindi mi è capitato varie volte di fermarmi a parlare con lei, perché poi vive sola. Non ha praticamente addetti nipoti, questo lo so. Sola nella vita di tutti i giorni, nessuno
bussato la signora, che povera era in pigiama, e si vergognava un sacco, però lei conosce sia me che le mie coinquiline, e appunto io e una delle mie coinquiline ne abbiamo bussato la porta e le abbiamo detto scusi, cioè da buttare se non avessi messo nulla nel frigo, nel freezer. Poi alla fine appunto la situazione si è risolta con i no problem, però lei comunque si è proposta, ci ha detto no ma non vi preoccupate, se volete portare qualcosa nel mio frigo, cioè potete farlo. Quindi proprio carinissima, disponibilità totale.
Io che